Signor Sindaco, una 3 giorni che porta Torino di fronte al mondo anche per guardare i nuovi scenari dell'economia. Qual è il messaggio della città? Noi siamo intanto felici di ospitare il Congresso Mondiale Camere di Commercio con delegati che vengono da 120 paesi rappresentativi del mondo dell'economia globale. Viviamo nel tempo della globalizzazione, viviamo in un tempo nel quale sempre di più il destino del mondo è un destino che va pensato insieme, guardando alle grandi opportunità che la globalizzazione offre e anche alle nuove sfide che mette davanti a noi, i cambiamenti climatici, le regole della competitività su scala globale, le grandi migrazioni, l'uso delle risorse a partire dalle risorse energetiche, la qualità del lavoro e la sua distribuzione, sono tutte sfide che oggi nessun paese può più affrontare da solo e che richiedono una strategia comune. Questo congresso è una grande opportunità per discutere questi temi ed è importante che si svolga a Torino, una città che storicamente è sempre stato un grande motore per l'economia del nostro paese e che oggi è la metafora, il simbolo di come il nostro paese può cambiare e cambia nel segno dell'innovazione, della ricerca, delle tecnologie, delle nuove frontiere dello sviluppo. Un congresso che lei ha contribuito, è stato ricordato, a portare qui a Torino, ancora una volta Torino internazionale, ma veramente. Sì, perché ogni città deve pensare il suo destino non solo nel suo territorio amministrativo, ma deve guardare al mondo. E nel mondo di oggi più una città stabilisce relazioni, attività internazionali, più coltiva delle opportunità che si traducono poi in opportunità di lavoro, di investimenti, di scambi, di relazioni. L'internazionalizzazione è un modo per sviluppare un territorio, una città, e lo è sempre di più.